Per il premio Olio d'Oliva di Leivi, l'annata 2022 è stata messa a dura prova dagli eventi atmosferici che hanno interessato le aree di stretta pertinenza del concorso. Questo tuttavia non ha influenzato la qualità del prodotto che, a detta degli esperti, ha mantenuto livelli alti. Il fatto che abbiano raggiunto dei voti di 8 denotano che soprattutto qualche azienda ben impostata riesce a ottenere oli di questo tipo. Come sempre si premia il prodotto finale, ma anche chi si prende cura del territorio. Il premio per il miglior uliveto è andato ad un veterano, Daniele Celle, che custodisce oltre 500 piante di ulivo. Io penso che sono stato premiato anche non perché il mio uliveto sia il migliore di tutti, ma per la capienza, cioè ho circa 12.000 metri di uliveto, è difficile tenere tante piante. Per contropartita, il secondo premio dell'olio DOP Liguri è andato al più piccolo produttore che ha un suo pezzamento in comune di Neirone. Sono circa 40 piante per un totale di, quando sei fortunato, 75-78 litri d'olio. Noi ancora utilizziamo ancora raccogliere a mano, quindi senza nessun ausilio. E quindi questa è una fatica in più, però ci piace e il prodotto alla fine ci dà un buon risultato. Sul gradino più alto del podio per la DOP, una giovane donna che ha scelto questa attività. Sono un caso un po' strano perché ho cambiato, cioè non c'entra nulla quello che faceva la mia famiglia e diciamo mi è nata la passione e diciamo principalmente per stare in mezzo alla natura e all'aria aperta. Quest'anno non è stata una grande produzione, però comunque l'importante è mantenere sempre una buona qualità dei prodotti. In rosa anche il primo premio nella categoria hobbisti. Rappresento tutta la famiglia, siamo aiutati anche dalla nuova generazione, perché io ho figli e nipoti che ci aiutano in questo lavoro, quindi l'aiuto di Braccia Giovani aiuta tantissimo.